Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Ira di Dio. Ecco, se parliamo di misericordia, ma che c'entra l'ira di Dio? Come ci può essere d'aiuto questo termine? Sembrerebbe la negazione della misericordia, e invece no. Noi dobbiamo capire bene che cos'è l'ira di Dio se noi usciamo dalla nostra mentalità legalista, da diritto, da punizione, entriamo nelle categorie relazionali. Per esempio, quando nell'inizio del Deutero Isaia, la seconda parte del libro del profeta Isaia, quando si annuncia la liberazione dalla condizione di esilio per il popolo ebraico, si annuncia una vendetta. Dio è vendicativo, ma noi abbiamo bisogno di una vendetta, abbiamo bisogno che si eserciti un'ira. E ancora, nella prima parte del testo del capitolo 20 del libro dell'Esodo, ovvero sia nei 10 comandamenti, nella parte che riguarda l'idolatria, si dice che Dio punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E mamma mia, perché mai? Perché questa ira? Allora, il punto è che noi abbiamo bisogno di essere curati, di essere salvati. E c'è una ingiustizia che nella vita umana si riproduce normalmente, quella di non essere nella piena felicità, di non essere nella piena condizione di compiutezza, di totale serenità. Siamo coperti da un'ombra, da un dubbio, da una distanza, da una lontananza. Non è giusto che l'uomo non conosca il suo Dio, che lo ama tanto. Non è giusto che, essendo Cristo morto e risorto, questa resurrezione e questa redenzione non sia alla portata degli uomini. In fondo, l'ira di Dio è questa vendetta contro la menzogna, è questo agire che può passare anche per un tempo di penitenza, perché no? Che può passare anche per un tempo anche di dolore, che è un dolore redentivo, che ha un compito: farci crescere, farci uscire dall'inganno. È la correzione di Dio che tende a salvare noi dai nostri inganni, dalle nostre menzogne. È quel tipo di processo in cui Dio si prende cura di noi in maniera seria, adulta e non sentimentale, buonista, per cui ciò che non è secondo verità viene smascherato dai fatti, dai dolori, dallo scontro, dallo sbattere contro i fatti della vita, ed è una cura misericordiosa. Chi ha più misericordia di una persona che sta soffrendo? Chi lo coccola o chi si occupa di togliergli il male? Dio è nemico dei nostri nemici, avversario dei nostri avversari, così è il suo amore per noi. Quindi non scende a compromessi con le nostre menzogne. Questo può essere doloroso per noi, ma è salvifico, è liberante. Per questo Dio spesso deve visitare la nostra vita con momenti di correzione che sono per la nostra salvezza.